Bene ragazzi, oggi introduciamo un nuovo argomento. La causa determinante del giudizio estetico è il sentimento del soggetto, non un concetto dell'oggetto. Come dice Kant. Infatti, come possiamo dedurre dalla seguente citazione, non si può dare nessuna regola oggettiva a proposito del gusto, che stabilisca quindi cosa sia bello, perché ogni giudizio a riguardo è prettamente estetico. Prof. Va bene, il sentimento della bellezza è soggettivo. Ma allora cos'è che definiamo bello? Giusta osservazione. Ognuno ha dentro di sé dei canoni, dei modelli di bellezza. Sarà bello ciò che più si avvicina ai nostri canoni soggettivi. Quindi il bello ideale è ciò che aderisce nel migliore dei modi all'idea del bello che è in noi. Facendo un esempio. E adesso? Come faccio? Non ce la farò mai. Sono giunto qui per te, ragazzo, da tempi lontani e da terre altrettanto remote, per aiutarti nella tua ricerca del bello. Ma non ti darò una vera e propria risposta. Aiuterò la tua anima a partorirne l'idea. Senza la scienza si può vivere. Anche senza il pane puoi resistere. Ma senza bellezza è impossibile. Anche se non sai cos'è l'origine, qual è. Cosa è bello non si esplicita, ma se so c'è canoni che ognuno ha, ciò che piace a te può non piacere a me, bello è ciò che ai canoni si ispirerà. In realtà non è bello ciò che è bello, ciò che piace ai canoni si accosterà. Non è bello ciò che è bello, ciò che piace ai canoni si accosterà. Non è bello ciò che è bello, è il gusto che lo determinerà. La bellezza è inizio.
bellezza è un enigma, so che lo sai. La bellezza è un enigma, guarda e vedrai. La bellezza è un enigma. La bellezza è un enigma, guarda e vedrai. La bellezza è un enigma, so che lo sai. La bellezza è un enigma, guarda e vedrai. La bellezza è un enigma. Ogni cosa la bellezza, ma lo sai, no, non tutti la vedranno. Ogni cosa la bellezza, ma lo sai, nessuna si assomiglierà. Ogni cosa la bellezza, ma lo sai, no, non tutti la vedranno. Ogni cosa la bellezza, ma lo sai, nessuna si assomiglierà. Nella vita noi ricerchiamo il bello in tutto ciò che c'è. Cerca una fine e nel tempo sempre persisterà. Nella vita noi ricerchiamo il bello in tutto ciò che c'è. La ricerca una fine e nel tempo sempre persisterà. La bellezza è un mistero, si cerca là. La bellezza ti porta alla verità. La bellezza è un mistero, si cerca là. La bellezza ti porta. Chissà se l'uomo può scoprire davvero un altro del bello.